Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva, in studio Cristian Panzanaro. Vittoria e sorpasso, il Toro si riprende i 3 punti e il 7° posto. Il gol di Carmoà ad inizio ripresa permette ai Granata di battere l'Udinese per 1-0 e di inserirsi in piena corsa per l'Europa. Un successo sofferto e pesante, Juric riscatta l'eliminazione della Coppa Italia e si inserisce prepotentemente per la Conference League. Ma sentiamo il servizio di Roberto Codebò. Un Toro da Conference League? Chissà. Sta di fatto che senza aver mai realmente cambiato marcia dopo il Mondiale, i Granata quatti si ritrovano al 7° posto, con l'Udinese Caramola butta dentro. L'arbitro annulla, ma il fuorigioco semiautomatico dice che al di là della linea c'era solo una manina, che non conta. Granata pertanto a quota 30 davanti, un abisso di 8 punti, e i ragazzi di Juric venerdì sera vanno a San Siro per tentare di bissare 30 giorni dopo la splendida impresa di Coppa Italia contro un Milan sempre più in crisi dopo la sconfitta nel derby, e per tentare di portarsi a meno 5 proprio dai rossoneri. Juventus-Salernitana, l'andata, la gara cambiò il regolamento in corsa. I disastri della sfida dell'11 settembre 2022 contribuirono all'accelerata per il fuorigioco semiautomatico. Il VAR non aveva le immagini per vedere che Candreva teneva in gioco Bonucci, ma questa volta non accadrà. La Juventus conquista TikTok, 20 milioni di follower, il club bianconero è top Italian brand. Anche su Instagram 56 milioni di utenti e su Twitter 10 milioni, ma prepara il potenziamento dei progetti social per incrementare il pubblico a livello internazionale e tra i più giovani. Piero Sandulli, vicepresidente della seconda sezione del Collegio di Garanzia del CONI e già giudice della Federcalcio nei processi su Calciopoli, parla ora della sentenza della FIGC sulle plusvalenze Juve, e il Collegio di Garanzia precisa che le sue dichiarazioni sono state fatte esclusivamente a titolo personale. Chiudiamo con il basket. Per la Reale Mutua sono 8 di fila. 8ª vittoria consecutiva per la Reale Mutua Torino, che esce vincitrice dalla sfida con il Benacquista Latina con il punteggio di 80-66. È tutto, grazie per l'attenzione. Rosario Perez in regia. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.